Anche i più grandi giganti africani nascono piccoli. E se crescere nella valle del Luangwa in Zambia non fosse già abbastanza difficile, per il piccolo Mvula di 4 settimane, l'intensa stagione arida comporta ulteriori sfide. Il caldo stringe la sua morsa sulla terra, le temperature aumentano. Il cibo scarseggia. Per non parlare dell'acqua. Le lagune e i bacini si stanno prosciugando e il piccolo elefante deve affrontare un pericoloso viaggio in cerca di acqua potabile. Mvula ha ancora molto da imparare. Riuscirà a sopravvivere fino al ritorno della tanto attesa pioggia? Lui è Mvula. Ha appena 4 settimane. Vivace, curioso. Per il primo anno di vita sarà completamente dipendente dalla mamma. Continuerà ad aver bisogno del suo supporto fisico e morale fino ai 5 anni di età. E lascerà la mandria solo dopo l'adolescenza. La mamma ha solo 20 anni, è ancora giovanissima. Mvula è il suo primo cucciolo. E per questo è ancora più a rischio. I primogeniti hanno più probabilità di morire durante il primo anno di vita. Ma non è da sola a crescere Mvula. Ha il sostegno della sua famiglia. I 30 elefanti della mandria Mazi. Come in tutte le mandrie di elefanti, il loro leader è una potente matriarca. È statuaria e facile da riconoscere, perché ha una sola zanna. Ha circa 32 anni e la sua grande famiglia fa affidamento sulla sua esperienza e conoscenza. Il gruppo è composto per lo più da femmine. Un mix di madri, figlie, sorelle e cugine. Gli unici maschi sono il cucciolo di 3 mesi della matriarca e Mvula. Perché raggiungano l'età adulta, la mandria deve superare un problema urgente e potenzialmente letale. Quasi novembre, la fine della lunga e intensa stagione secca. Finora il bacino preferito della mandria ha sempre fornito l'acqua necessaria al loro sostentamento. Ma quest'anno la pioggia tarda ad arrivare e l'ombrosa laguna che adorano si sta spaventosamente prosciugando. Per ora c'è ancora acqua a sufficienza per una bevuta e un bagno. Ma di giorno le temperature superano i 40 gradi. E quest'oasi sarà presto secca e polverosa. Mvula assume parecchi liquidi dal latte della mamma. Ma il resto della mandria deve bere regolarmente grandi quantità di acqua. Un elefante adulto ha bisogno di almeno 90 litri d'acqua al giorno. Ora che l'acqua scarseggia, la matriarca deve prendere una decisione importante. Rimanere qui sperando che la pioggia arrivi presto, o avventurarsi altrove in cerca di acqua potabile.
Lasciare la loro oasi evaporante per viaggiare all'apice della stagione secca sarebbe un'enorme sfida. Soprattutto per un vula. Tutti gli elefanti soffrono molto il caldo perché non sudano. Per i cuccioli di meno di 5 anni, il rischio raddoppia quando il clima è torrido. Ma la terra attorno a loro sta diventando sempre più secca e la matriarca sa di non avere scelta. La mandria dovrà partire in cerca d'acqua. Un vula ancora non lo sa, ma sta per affrontare il viaggio più difficile della sua giovane vita. La valle dell'Luangwa in Zambia si estende su oltre 9.000 km quadrati. Nel suo cuore scorre un possente fiume. Anche al culmine della stagione arida, un po' d'acqua continua a scorrere nel suo letto. Ma il fiume si trova a 50 km dalla famiglia di Mvula. È una distanza che un elefante adulto può percorrere in un solo giorno. Ma con dei cuccioli a cui badare, la mandria Mazi sarà costretta a muoversi a un ritmo più lento. La famiglia di Mvula non è l'unica in viaggio. Il Luangwa è uno dei parchi con la maggiore concentrazione di animali selvatici in Africa. Ora che l'acqua scarseggia ovunque nella vallata, molti altri animali cercano un posto in cui placare la loro sete. Una situazione che fa ben sperare per il più grande predatore della vallata, il leone. Il resto dell'anno i leoni devono inseguire e cacciare gli animali in tutta la valle. Ma durante la stagione arida, i grandi felini sanno che non devono fare altro che appostarsi vicino a una fonte d'acqua e aspettare che le prede si avvicinino. I predatori hanno un doppio vantaggio. Non solo il loro cibo è a portata di mano, ma quando la terra si prosciuga e la vegetazione muore, le prede arrivano stanche, deboli e affamate e sono molto più facili da catturare. Mvula e la sua famiglia hanno già percorso 5 km di strada. Come tutte le mandrie di elefanti, anche la Mazi marcia in fila. La matriarca apre la strada mentre i cuccioli camminano ben protetti tra gli altri membri adulti. La faticosa camminata e il caldo intenso stanno già avendo il sopravvento su Mvula. Le sue piccole zampe devono fare 8 passi in più rispetto a un adulto per coprire la stessa distanza. Quando la mandria Mazi si ferma per mangiare, Mvula e suo cugino crollano evidentemente esausti. Ma la giornata di viaggio non è ancora giunta al termine. E la mamma incoraggia il suo piccolo a rimanere in piedi.
Gli elefanti adulti devono mangiare circa 180 kg di cibo al giorno per ottenere i nutrienti di cui hanno bisogno. Sgranocchiano radici, erba, frutta e corteccia per quasi 15 ore al giorno. Ma durante la stagione arida di fine ottobre, spesso devono accontentarsi di bastoncini e ramoscelli secchi. Come tutti i cuccioli della sua età, Mbula sta iniziando ad assaggiare i cibi solidi. Non è ancora pronto a digerirli, ma sta imparando cosa mangiare e come coordinare la sua proboscide. Impiegherà 3 anni per controllarla a dovere, ma a quel punto avrà lo strumento multiuso più efficace al mondo. La proboscide ha 200 gruppi muscolari in più rispetto all'intero corpo umano, che servono a farla allungare, girare e contrarre a piacimento. Gli elefanti adulti sono esperti nel combinare proboscide e zanne per spezzare i rami. Di solito preferiscono lavorare o con la zanna destra o con la sinistra. Ma la matriarca ne ha una sola e la usa così tanto da averla consumata. Gli elefanti devono mangiare così tanto perché hanno un apparato digerente molto inefficiente. Gran parte di quello che mangiano passa attraverso il loro corpo senza essere processato e finisce sul suolo della vallata. Babbuino affamato e disposto a rovistare tra un po' di feci può trovare tantissimi semi non digeriti. Gli elefanti disperdono i semi su distanze più grandi rispetto a qualsiasi altro animale terrestre. Così facendo, contribuiscono lentamente a ripiantare i boschi che divorano. Dopo una breve sosta di rifocillamento, la mandria riparte. La matriarca ha una destinazione precisa in mente. Gli elefanti hanno una memoria straordinaria e ricordano le vie migratorie percorse anche molti anni prima. È questo che permette al capofamiglia di condurre la mandria verso una delle poche fonti d'acqua rimaste nella zona. Finché la pioggia non farà ritorno, questa laguna resterà poco più grande di una pozza. Ciò nonostante, gli elefanti si godono il loro bagno di fango. Ma non sono gli unici animali riuniti su queste sponde. A sorvegliare il raro bacino d'acqua c'è anche un branco di leoni affamati. Nell'Uangwa, un elefante adulto non ha predatori naturali, ma i cuccioli come Mvula sono incredibilmente vulnerabili agli attacchi dei leoni. Sua madre e il resto della mandria devono restare in massima allerta ed essere pronti a battersi per le vite dei loro cuccioli. I leoni sono estremamente vicini, ma la mandria è assetata e ha troppo caldo per resistere alla tentazione di bere. Adorano ricoprirsi di fango fresco. Le loro enormi orecchie
li aiutano a rinfrescarsi. Hanno una pelle sottile e una rete di vasi sanguigni vicino alla superficie che permette di rilasciare il calore. Questo, unito alla funzione ventaglio, può abbassare la loro temperatura corporea di ben 9 gradi. Il rivestimento di fango serve da crema solare e forma una barriera contro insetti e parassiti. Ma la superficie scivolosa rappresenta un'ennesima sfida per i muscoli stanchi di Imvula. Per quanto accogliente sia, questo bacino è solo una soluzione temporanea. Fino all'arrivo delle piogge, la mandria dovrà continuare il suo viaggio in cerca di una fonte d'acqua più grande. Gli elefanti cominciano ad agitarsi quando vedono un grande leone maschio aggirarsi attorno a loro. Si stringono attorno ai loro cuccioli. La strategia funziona. Imvula e suo cugino sono prede troppo ben protette. Quando la mandria riparte, qualcosa attira l'attenzione di Imvula. È un giovane maschio solitario. È la prima volta che questo piccolo di 4 settimane vede un altro maschio che non sia suo cugino. Ma non esita ad avvicinarsi a questo sconosciuto e a salutarlo con un tocco di proboscide. Forse è l'istinto a guidarlo, perché andare d'accordo con altri elefanti maschi sarà fondamentale nella sua vita da adulto. Per gli elefanti la pubertà inizia a 8 anni e tutti i giovani maschi, raggiunta la maturità sessuale, sono costretti a lasciare la mandria in cui sono cresciuti. Vagano nella natura fino a riunirsi ad altri maschi. Formano mandrie di scapoli guidate da maschi più grandi che trasmettono le proprie conoscenze alla generazione futura. Insegnano loro tutto ciò che sanno, dai segnali sociali della gerarchia maschile a dove trovare il cibo. Ci vogliono anni per stabilire la dominanza e guadagnarsi il diritto all'accoppiamento. E la maggior parte dei maschi ci riesce solo dopo i 30 anni di età. Quando sono abbastanza grandi e potenti da attirare una femmina adulta. Nel primo pomeriggio il termometro segna 44 gradi e il calore intenso sta letteralmente sfiancando Imvula e suo cugino. Mentre gli adulti brucano degli spinosi cardi, Imvula, accaldato e annoiato, appare stremato. Annaspa per una poppata.
ma poi decide di tentare qualcos'altro. Visto che alla sua età può iniziare a sperimentare. I cardi sono più nutrienti dell'erba secca e contengono sostanze chimiche che riducono la tensione, cosa che in parte spiega il suo successo nella popolazione adulta. Manvola non è pronto al retrogusto amaro della pianta. Ora ha un assoluto bisogno di bere e corre a cercare conforto dalla mamma con la bava alla bocca. Le sue urla assordanti allarmano il cugino più grande di Umbula. Tutti i cuccioli imparano assaggiando quello che mangiano gli adulti. Ma a quanto pare il gusto dei cardi si apprezza con l'età. Dopo una lunga giornata di cammino, Umbula e la sua famiglia sono quasi a metà strada nel loro viaggio verso la meta scelta dalla matriarca, il fiume Luangwa. Quando il sole inizia a tramontare, l'aria finalmente si rinfresca. Qui la sera la temperatura può scendere anche di 20 gradi rispetto al giorno. Ma la tregua dal sole cocente comporta altri rischi. È di notte che i predatori si concentrano su cosa o chi mangiare per cena. Trovandosi vicino all'equatore, i tramonti in Luangwa durano pochissimo. In soli 20 minuti, l'oscurità è totale. Gli elefanti non vedono bene di notte, ma sono dotati di uno straordinario senso dell'odorato. E queste enormi orecchie non servono solo a rinfrescarsi. La mandria si assicura di tenere d'occhio i cuccioli. Anche se non riescono a vedere i predatori, sanno che ci sono. Arrivano degli altri elefanti, anch'essi in cerca d'acqua. Questa giovane madre e il suo piccolo di 2 mesi non hanno la protezione di una grande mandria. Il cucciolo è sfinito, gravemente disidratato e troppo stanco per continuare. Per questo si sono separati dal resto della loro mandria e ora sono entrambi estremamente vulnerabili. Ma fortunatamente per la madre e il cucciolo, ora i leoni sono alle prese con un gruppo di antilopi. Gli occhi dei felini possono percepire la luce a livelli 7 volte inferiori rispetto agli umani. È in grado di rilevare i movimenti nell'oscurità. Gli attacchi più riusciti avvengono di notte, quando molti leoni circondano un solo animale. Stanotte agiscono come da manuale. In pochi minuti il branco mette a terra una malcapitata antilope femmina. Ma l'animale di 60 kg non basterà a sfamare il famelico branco. Un leone adulto potrebbe mangiarne la metà in un solo pasto.
Dopo il breve antipasto, il branco tornerà a cacciare. Nonostante i pericoli, la matriarca di Mazi vuole approfittare del fresco della notte e far ripartire la mandria. La fonte d'acqua più grande della vallata è a soli 12 chilometri di distanza ormai e riesce già a sentirne l'odore. Durante la stagione umida, il vasto fiume Luangwa bagna e inonda gran parte della terra circostante. Ma dopo mesi di siccità, si è ridotto a pochi serpeggianti canali. Tutti gli animali stanno convergendo verso il fiume, terribilmente assetati. Prede e predatori si ritrovano guancia a mandibola. L'atmosfera è tesa. E non si rilasserà fino all'arrivo delle piogge, quando i bacini più lontani torneranno a riempirsi. E gli animali potranno di nuovo sparpagliarsi in lungo e in largo. Ora, queste sponde non sono adatte a un elefantino. La vita di un vola è a rischio. Poco lontano ci sono le prove evidenti della letalità della stagione secca. È il cucciolo avvistato questa notte. Dalla mancanza di sangue nella carcassa si evince che il piccolo è morto per il caldo o la disidratazione piuttosto che per un attacco. Ad ogni modo, l'elefantino è ormai cibo per leoni. Nonostante il caldo infernale, la mandria Mazi non può far altro che continuare ad avanzare. Un vola dovrebbe bere più di 10 litri di latte al giorno. Ma sono ore che la sua mamma non si ferma per allattarlo. La buona notizia è che dopo la camminata notturna sono ad appena 3 chilometri dal fiume Luangwa. Ma c'è ancora un ostacolo da attraversare. Di fronte a loro c'è la piana dei leoni. Quest'ultimo pezzo di terra è il più arido, il più esposto e il più pericoloso. C'è un motivo se è chiamato Piana dei Leoni. Tutto ciò che si muove qui è passato al vaglio da felini attenti e vigili. Ma prima ancora di imbarcarsi nella pericolosa traversata di questa aperta distesa, la mandria Mazi ha un problema. Il cucciolo di 4 mesi della matriarca si è fermato e rifiuta di alzarsi. Il piccolo Mvula cerca di incoraggiare il cugino. La matriarca deve portare la sua famiglia all'acqua. E presto. Vula è riuscito a convincere suo cugino, ma ora sono le sue zampine vacillanti a cedere. I cuccioli non potranno camminare ancora a lungo. La matriarca brontola alla mandria di avanzare.
con un barrito di assenso. Tutti gli altri la seguono. Avanzano cauti, un passo dopo l'altro. Dirigendosi verso la piana dei leoni. Ma presto sono costretti a fermarsi di nuovo. La vista di un grosso maschio li fa preoccupare. Ancora una volta si schierano in formazione difensiva. Envula e il cugino si rifugiano tra gli adulti. Perché nella piana ci sono sicuramente altri leoni nelle vicinanze. Avanzando al ritmo dei piccoli, la famiglia impiegherà 40 minuti per attraversare la vasta distesa. Cauti e prudenti vanno avanti sotto il feroce sguardo di altri felini affamati. È il branco Muamba a pattugliare la piana. Una spietata famiglia di 22 leoni, indubbiamente la più forte della zona. I grigi pachidermi passano. E i leoni siedono pazientemente poco lontano, in attesa della minima apertura che permetta loro di raggiungere Envula o il suo cuginetto. Quando la mandria arriva al margine del bosco, la matriarca sa che il fiume è ormai vicino. Ma all'improvviso sono circondati. Ci sono grossi felini davanti e dietro e gli elefanti sembrano indecisi sul da farsi. Ma la loro indecisione dura poco. Si muovono uniti. Anche Envula partecipa all'attacco. Seconda carica e il nemico è costretto alla fuga. Stavolta il branco Muamba batte la ritirata. Ma lo sforzo è troppo per un Envula. È esausto. Ha percorso quasi 50 chilometri con poche sorsate di latte. Ora manca meno di un chilometro. Ma non ce la fa proprio più. A
alcuni elefanti di un'altra mandria hanno già raggiunto l'acqua. Anche loro hanno dei cuccioli e serrano i ranghi per proteggerli. Sulla riva ci sono predatori di ogni sorta, pronti ad avventarsi sui più deboli e assetati. Le acque sono infestate dai coccodrilli. Circondato dai nemici, il piccolo gruppo di elefanti nel fiume non può rilassarsi. Ma poi all'orizzonte, ecco apparire degli inattesi rinforzi. La mandria Mazi è di nuovo in cammino. E anche Mvula, spronato dalla mamma, ha trovato la forza per lo sprint finale. Hanno raggiunto il fiume senza perdere nessuno dei due cuccioli, grazie all'esperienza della matriarca. La sua forza e la sua saggezza hanno guidato la mandria lungo questo difficile viaggio. Finalmente, la prova è terminata. Le mandrie si riuniscono in un unico gruppo. Mvula e suo cugino sono protetti dall'armata di giganti. Finalmente, i Mazi possono bere. Ancora poco abile con la sua proboscide, Mvula preferisce tuffarsi. Suo cugino ha ritrovato tutte le sue energie di fronte alla più grande distesa d'acqua che abbia mai visto. Elefanti da ogni parte della valle dell'Huangua continuano a convergere verso il fiume. Nonostante l'immensità del loro territorio, i gruppi si conoscono e si salutano come vecchi amici. È un assembramento incredibile. Sono quasi 60 i grigi pachidermi riuniti sulle sponde dell'Huangua. Dopo essersi finalmente dissetati, Mvula e la sua mandria vanno in cerca di cibo. Per farlo, dovranno allontanarsi dall'acqua. Dato che la grande quantità di animali riuniti attorno al fiume ha già esaurito la vegetazione disponibile. Non possono far altro che sfidare nuovamente il branco Muamba e tornare agli scarsi pascoli della Piana dei Leoni. Lì vicino, il corpo del giovane elefante morto durante la notte ha attirato una consistente folla. I feroci felini si sono già presi la fetta più grande. Gli avvoltoi aspettano il loro turno, mentre le iene maculate si avventano sul poco lasciato dai leoni. Restano quasi solo ossa, ma con le loro possenti mandibole e i fortissimi acidi gastrici, le iene possono digerire lo scheletro.
Se solo gli avvoltoi d'orso bianco tenessero alla larga i loro becchi. Quando la carcassa comincia a smembrarsi, le iene si portano via ciò che rimane. Non disdegnano neanche i raccapriccianti resti di cranio e spina dorsale. Finché la pioggia non farà ritorno, la mandria Mazi dovrà accontentarsi dei pochi cardi rimasti. Dopo il primo boccone amaro, Mvula preferisce andare avanti al latte. Prova a succhiare da una delle sue zie, ma lei non ha latta. Ora che la mamma ha soddisfatto la propria sete, gli permette di attaccarsi di nuovo. Ma le difficoltà non sono ancora finite. Fino all'inizio della stagione umida, la famiglia sarà costretta a vagare tra zone pericolose. Facendo questa spola di mezzo chilometro tra una terra piena di leoni e un fiume infestato di coccodrilli. Sono tempi difficili, ma gli elefanti sono animali tenaci e pieni di risorse. I Mazi hanno imparato a convivere con questo tipo di minacce giorno e notte. Quando la mandria si dirige nuovamente verso il fiume per bere, c'è aria di cambiamento. La brezza accarezza le fronde degli alberi. Le nuvole si ammassano e il cielo comincia a oscurarsi. Il giorno dopo arriva finalmente la tanto attesa pioggia. Durante la stagione umida, tra novembre e aprile, cadranno più di 700 mm di pioggia. In pochi giorni, i bacini si riempiranno di nuovo in tutta la vallata e l'erba fresca tornerà a sbocciare trasformando il paesaggio. Nel giro di 2 settimane, l'intera vallata sarà di nuovo verde e rigogliosa. Gli animali non saranno più costretti ad ammassarsi sulla sponda del fiume. Le mandrie si disperderanno, tenendosi bene alla larga dai temuti predatori. È una buona notizia per tutti, tranne che per i leoni del branco Muamba. I giorni di relax e le prede facili sono finiti. D'ora in poi dovranno cacciare nel fango. Mm.
vola, è sopravvissuto alla sua prima stagione arida. Affronterà molte altre sfide durante la sua vita, vagabondando per questi sentieri già battuti. Lui e suo cugino hanno ancora molti anni davanti prima di dover lasciare la Mandria. E anche quando questo accadrà, faranno sempre parte della grande famiglia di elefanti che si riunisce sulle sponde del Luangwa.